ragazzi, quest'oggi diamo una mezza occhiata all'Essential Phone. L'ho usato per circa un mesetto, quasi due mi sa, con la nuova versione di Android Pie. Questo è il solito telefono, l'avevo preso direttamente in America, veramente veramente bello e compatto. È proprio un peccato che non facciano mica più dei telefoni top di gamma di queste dimensioni, che sinceramente sono molto più maneggevoli durante la giornata. E basta. Allora, il telefono con Android Pie va veramente bene, a parte qualche volta che si impalla, però molto molto di rado. Il solito discorso del drawer in verticale, Android Pie con il discorso qua delle applicazioni per il multitasking, poi quando fai così volendo puoi anche switchare così delle varie applicazioni. Allora, parliamo un pochettino. Lo schermo non è male, sinceramente mi ci sono trovato bene. L'unica rottura di scatole è quando sei al buio, che in quei casi lì devo dire che si sente che non è mica un AMOLED e quindi non è un granché. L'audio è mono, è un'altra piccola pecca, perché io guardo molto 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 il telefono quando sono sul letto la sera prima di addormentarmi. La luminosità al minimo è un po' troppo alta sinceramente, perché ho notato già con gli AMOLED, ultimamente ho usato molto il Note 9 e devo dire che la luminosità minima è tutta un'altra cosa, è molto più godibile, ma molto 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 molto. Poi che dire, telefonate si sente bene, l'unica cosa devo dire che la ricezione non è che sia proprio un granché la ricezione. Io ci telefono veramente veramente tanto col telefono per lavoro e la ricezione non mi ha mica fatto impazzire sinceramente. Fotocamera. Allora, le fotocamere io le uso principalmente a fare delle foto normalissime e ogni tanto mi capita di fare qualche fotina così. Devo dire che tra l'applicazione originale e la della fotocamera, naturalmente intendo, e la pick up di Google c'è veramente un abisso, ma un abisso proprio. C'è una foto che proprio mi è rimasta letteralmente impressa, che è quella, adesso vado un attimo a recuperarla, eravamo a pranzo e c'è stato tra una e l'altra, ma una differenza di cattura della luce che ha fatto veramente 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 paura. Infatti lì si capisce proprio perfettamente cos'è che fa una fotocamera, cioè cos'è che fa il software e quello che non fa. Allora, questa qui era quella che avevo fatto io, aspettano di qua, l'avevo fatto subito con la sua originale, questa l'avevo fatta un'altra perché pensavo di essermi sbagliato, quindi sempre con la sua applicazione originale, sempre qua ho fatto una terza perché ho detto metti che c'è, sono proprio incoglionito e quant'altro, invece no. Poi ne ho fatta una invece con la pick up di Google ed è tutto un altro mondo. Ne ho rifatta un'altra ancora, però tra questa qua e questa qua c'è una gestione che è impressionante delle luci da Google, cioè dalla pick up di Google rispetto a quell'altro. Quindi se dovete prendere l'Essential, decisamente tutto, proprio scaricare direttamente la pick up e basta. E poi cos'altro? Telefonate, schermo, fotocamera, batteria. Io le mie 4,5/5 ore le ho fatte praticamente sempre e quindi non mi sono mica trovato male sinceramente. Quindi che altro, diciamo che con Android Pie devo dire che l'avevo provato tanto tanto tempo fa, l'Essential, e con Android Pie è cambiato veramente tanto. Sì, ogni tanto ha qualche piccolo intoppo, ma proprio intoppo, però nel complesso è molto più godibile adesso rispetto a quando aveva Oreo, insomma.
qua, fine della chiacchierata. Ciao.